Buongiorno, benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulla viabilità. Per questo equinozio d'autunno, lasciata l'estate, le previsioni del tempo indicano tempo stabile e soleggiato con possibili temporali su Sicilia, Sardegna e Calabria. Peraltro la Protezione Civile ha diramato uno stato d'allerta gialla su Sicilia e Calabria per rischio temporali. La viabilità in questo momento, in queste prime ore del mattino, si presenta in graduale intensificazione per i consueti spostamenti pendolari con l'inizio delle attività lavorative e scolastiche. Abbiamo già delle code sia alla diramazione di Roma Sud tra Torre 9 e Grande Raccordo Anulare e lo stesso è interessato da un incidente allo svincolo di Romanina e sulla 24. Ma monitoriamo come si presenta la viabilità in area Meneghina, in diretta, come vedete, traffico congestionato. Abbiamo code tra la barriera di Milano Est e Viale Certosa, peraltro interessato da un incidente a Cavenago. E circolazione intensa anche qui in autosole, come vedete, flussi veicolari, siamo all'altezza di Reggio Emilia. Ma in primo piano abbiamo un traffico bloccato, rimaniamo in autosole. E per un veicolo in fiamme tra Chiusi Chianciano e Fabbro, a seguito del quale si è sviluppata una coda lunga 3 km in direzione Roma. Il tratto è chiuso in questo momento. Sempre in autosole abbiamo un incidente che si è verificato pochi minuti fa tra il Bivio dell'Avventura e Piacenza Sud, e poi per programmati lavori di manutenzione in area Ligure abbiamo delle code tra il Bivio di Arenzano e il Bivio della 26 in direzione Genova per 1 km. E ancora un incidente sulla 2 autostrada del Mediterraneo in prossimità dello svincolo di Rosarno in direzione Reggio Calabria. Grazie per l'attenzione da Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. Buona giornata, arrivederci.